Da un paio di settimane erano agli angoli degli incroci più importanti della città per chiedere l'elemosina ed è proprio seguendo i loro movimenti che i vigili urbani di Brindisi sono riusciti a scovarli in un rifugio pietoso nascosto nella boscaglia in un casolare dimenticato da Dio e dagli uomini nei pressi del parco del Cillarese. A poche decine di metri da quello che era l'ex comando della Polizia Municipale, gli agenti al comando del colonnello Teodoro Nigro hanno messo fine ad un soggiorno abusivo indegno per la stessa incolumità degli occupanti. Un edificio pericolante da cui erano stati sgomberati nel recente passato anche famiglie di eritrei è diventato un nuovo malsano rifugio di una serie di famiglie di bulgari di etnia rom. 25 persone in tutto, tra cui 8 bambini di età comprese tra i 4 e i 14 anni, che vivevano in condizioni disastrose dal punto di vista della sicurezza e della salute. Le immagini rendono meglio delle parole per descrivere il terribile degrado in cui oltre agli adulti vivevano i minori, aggravato dal fatto che per riscaldarsi un po' gli occupanti avevano anche acceso delle stufe a legna, con il rischio di morire soffocati dalle esalazioni dell'anidride carbonica. Così li hanno rovati infatti i vigili urbani intorno alle 6 del mattino, quando lo sgombero dell'edificio, che questa volta sarà abbattuto, è stato messo in atto. Le immagini danno giustizia rispetto a questa considerazione gravissima dal punto di vista anche etico, nonché sociale. Si tratta di soggetti di nazionalità bulgara che nelle ultime settimane, evidentemente per il tramite dei minori, erano presenti ad alcune intersezioni semaforiche del centro abitato di Brindisi. Abbiamo avuto difficoltà, visto tra l'altro il luogo remoto, per rintracciarli. Li abbiamo questa mattina poi ovviamente rintracciati le prime luci dell'alba e sono in corso una serie di accertamenti di carattere formale affinché comunque lascino il territorio di Brindisi. Tutti i bulgari su cui sono in corso indagini erano in possesso di regolari documenti, sono stati tutti condotti nella caserma dei vigili urbani per l'identificazione ed è stata data informazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori di Lecce, oltre ai servizi sociali del Comune di Brindisi, per quanto attiene la posizione in particolare dei più piccoli.